2018 ha rappresentato per il COSD di Mozambico un anno molto importante. Prima di tutto perché siamo riusciti a consolidare i processi di appoggio alle popolazioni beneficiarie dei nostri interventi attraverso iniziative di sviluppo sostenibile. Sostenibile ma anche resiliente. Non solo sostenibilità intesa in termini di soluzioni alle problematiche identificate nelle nostre progettazioni, ma anche resilienti, capaci cioè di reagire agli shock esterni che mettono a repentaglio la vita stessa dei nostri beneficiari. Resilienza e sostenibilità sono state le parole chiave sia in fase di implementazione sia in fase di nuova progettazione. Questa nuova progettazione ha consolidato delle partnership molto importanti con donatori strategici per il COSD, primo tra tutti l'Unione Europea e la cooperazione italiana. Abbiamo potuto ampliare le nostre aree di intervento ma anche i nostri settori di intervento. Ai settori classicamente presenti all'interno del nostro programma, ovvero quelli dello sviluppo rurale, dell'eco-governance e del capacity building, abbiamo potuto associare anche quello delle energie rinnovabili, dell'impresa sociale e del lavoro degno e aprire anche una forte prospettiva di mainstreaming di genere trasversale a tutte le nostre progettualità. Speriamo nel 2019 di continuare questo trend positivo per l'organizzazione, che possa finalmente consolidare anche un vero e proprio processo che ormai dal 1980 esiste qua in Mozambico grazie alla presenza del COSD in questo paese, ovvero quello della costruzione di una vera e propria cultura della cooperazione, che possa privilegiare il rinforzo delle capacità di tutte le controparti, le istanze locali, prima tra tutti le risorse umane locali, possa agevolare una facile fruizione delle iniziative e delle occasioni, delle opportunità finanziarie messe a disposizione dai nostri donor e allo stesso tempo in una legalità, nel rispetto delle regole giuridiche del paese, riuscire ad operare in favore di un stato di diritto che sempre più serve per accompagnare i processi di sviluppo e di cooperazione internazionale.